Ragazzi, mi trovo in questo momento a Piazza San Carlo, stiamo andando a Palazzo Madama perché siamo stati invitati per un evento molto importante dove è presente anche il segretario generale della Camera di Commercio Italiana di Torino. È veramente una piazza affascinante, come potete vedere questo è uno dei centri più importanti di Torino e a pochi minuti abbiamo anche la Mole Antonelliana, ma prima andiamo a Palazzo Madama. Ed è proprio in questo palazzo ricco di cultura e storia che si è tenuto un evento organizzato dai Maestri del Gusto di Torino, dove i sapori del territorio sono stati presentati direttamente dai produttori enogastronomici. Beh, è sicuramente una grande opportunità, intanto per la visibilità in Italia e all'estero, perché mai ci è capitato dalle Olimpiadi almeno una visibilità di questo tipo, e noi abbiamo cercato di condirlo anche con le eccellenze del nostro territorio per far conoscere non soltanto la musica, non soltanto le bellezze artistiche come questo Palazzo Madama in cui siamo, ma anche le eccellenze enogastronomiche attraverso queste degustazioni che riserviamo ai giornalisti ogni giorno per presentare appunto le eccellenze, i nostri maestri del gusto, una selezione di prodotti enogastronomici dalla pasticceria al mattino per far colazione fino all'aperitivo e al vermouth serale. Siamo molto contenti di partecipare a questo evento creato dai Maestri del Gusto e dalla Camera di Commercio di Torino. È un evento che sicuramente può permettere di far conoscere le eccellenze piemontesi. Noi siamo in Val di Susa Villardora e molte persone, molti nostri clienti arrivano da Torino o comunque dai paesi limitrofi. L'evento è stata una grande opportunità per scoprire le bellezze culturali e artistiche che possiede il Palazzo Madama, ma il nostro viaggio non termina qui, anzi seguiteci per scoprire le bellezze di Torino e poi tutti gli ultimi aggiornamenti sull'Eurovision Song Contest 2022.